I nodi marinari non sono dei veri nodi per i matematici. Gli intrecci, infatti, possono scappare dalle estremità dei fili. Se però colleghiamo i capi delle cordicelle, imprigioniamo l'intreccio. Gli oggetti a sinistra sono ora dei veri nodi matematici. Se richiudiamo i capi delle cordicelle a destra, otteniamo dei nodi più complessi, formati da due componenti. Li chiameremo sempre nodi. A volte i nodi possono sembrare più complicati di quello che sono. Se possono essere slacciati senza tagliare la cordicella, i matematici li chiamano nodi banali. I nodi ci possono trarre in inganno anche in altri modi. Il nodo a 8 e la sua immagine allo specchio sembrano diversi, ma li possiamo trasformare uno nell'altro senza mai tagliare il filo. Allora li consideriamo uguali. Anche questi due nodi sembrano diversi a prima vista, ma in realtà sono annodati alla stessa maniera, cioè possono trasformarsi uno nell'altro senza essere mai tagliati. Quindi per noi sono lo stesso nodo, anche se disegnato in modi diversi. Per la forma del disegno a destra, questo nodo viene chiamato trifoglio. Il trifoglio è uguale alla sua immagine allo specchio? La risposta non è per niente immediata. I due nodi, destro e sinistro, sono diversi, ma per dimostrarlo servono tecniche piuttosto sofisticate. Uno dei modi più efficaci per distinguere nodi diversi è stato scoperto circa 30 anni fa ed ha rivoluzionato lo studio della teoria matematica dei nodi. Come fare un po' d'ordine nel regno dei nodi per distinguerli uno dall'altro? Si possono sfruttare le trecce. Passare da una treccia a un nodo è semplice. Basta chiudere le estremità della treccia con dei nuovi fili, dritti. Ma viceversa? C'è un modo per passare da un nodo a una treccia? Un teorema di Alexander dice come fare. A volte basta tagliare e aprire il nodo. Ma in generale ci serve un algoritmo. Descriviamo l'algoritmo di Alexander, anche se ne esistono di molto più efficienti. Fissiamo un asse. Cercheremo di avvolgere il nodo intorno ad esso. Scegliamo un punto di partenza sul nodo e percorriamo la cordicella in senso orario. A un certo punto il nodo può curvare e ci troveremo a camminare in senso antiorario. Coloriamo di rosso tutte le parti del nodo sulle quali ci muoviamo in senso antiorario. Ora muoviamo le parti rosse, una alla volta, al di là dell'asse, senza fare mai intersecare la cordicella. Dopo averle spostate, togliamo il colore rosso. Alla fine abbiamo trasformato il nodo di partenza in uno equivalente, che gira sempre nello stesso senso intorno all'asse.
prendiamo un semipiano con l'asse come bordo e tagliamo i fili del nodo dove intersecano il semipiano. Apriamo il nodo, tenendo fisse le estremità sui semipiani e stando attenti a non fare mai intersecare i fili tra loro. Ed ecco una treccia. Se la chiudiamo, avremo un nodo equivalente a quello di partenza, cioè che può essere trasformato nel nodo iniziale senza bisogno di essere tagliato. Quale vantaggio abbiamo? Il nodo originale sembrava più semplice, ma ora che l'abbiamo messo in forma di treccia chiusa, possiamo sfruttare la struttura dei gruppi treccia. L'algoritmo di Alexander ci assicura che ogni nodo può essere messo in forma di treccia chiusa, ma due trecce, anche molto diverse, possono essere chiuse e dare lo stesso nodo. Perfino trecce con un numero diverso di fili. Come capire quando questo accade? Definiamo una nuova operazione detta coniugio. Scegliamo una treccia, prendiamone una seconda e la sua inversa e componiamole una a destra e una a sinistra della treccia di partenza. La nuova treccia così ottenuta è detta una coniugata della prima. Se proviamo a fare la coniugio di un numero positivo con un qualsiasi altro positivo, il risultato non cambia perché il prodotto è commutativo. Invece due trecce, come queste, anche se sono coniugate, possono essere diverse. E perfino le trecce più semplici, i generatori del gruppo treccia, sono coniugate. Capire se due trecce qualsiasi sono coniugate o no è un problema piuttosto interessante, che ha dato vita a parecchie altre questioni. Ma torniamo a noi. Quando è che la chiusura di due trecce dà lo stesso nodo? Se coniughiamo una treccia con un'altra qualsiasi, il nodo ottenuto non cambia. Infatti, possiamo far scivolare le due parti laterali finché arrivano a contatto. Ora le possiamo semplificare, perché sono una l'inversa dell'altra. C'è un altro modo di modificare una treccia senza cambiarne la chiusura. Aggiungiamo un filo e intrecciamolo con il vicino. Per vedere che il nodo ottenuto è lo stesso, basta sciogliere il ricciolo che si è formato al centro. Possiamo anche fare viceversa, togliere l'ultimo filo della treccia se questo si intreccia una sola volta con il penultimo, a destra. Queste operazioni sono chiamate stabilizzazioni. Il teorema di Markov dice che la chiusura di due trecce dallo stesso nodo se e solo se c'è una sequenza di mosse di coniugio e di stabilizzazione che porta una treccia nell'altra. Abbiamo visto, con degli esempi, solo la parte facile della dimostrazione. Dimostrare che queste due mosse sono sufficienti richiede molto più lavoro. Qui facciamo solo un esempio. Sappiamo che queste due trecce danno lo stesso nodo. Ora vediamo una sequenza di mosse di Markov e di deformazioni ammesse nel gruppo che trasforma una treccia nell'altra.
Tuttavia, date due trecce, trovare una sequenza di mosse che trasformi una nell'altra può rivelarsi veramente difficile. Ricadiamo allora in un problema già incontrato. Se non troviamo una sequenza, come possiamo sapere se è perché non esiste o perché siamo sfortunati? Sembra che le trecce non siano di grande aiuto per i nodi. E invece, uno dei più importanti risultati sui nodi fu scoperto proprio grazie alle trecce. Infatti, nel 1984, Jones, lavorando sulle trecce, ottenne un risultato così importante per i nodi che gli valse la medaglia Fields, il premio più ambito dai matematici. Jones trovò un modo per associare alle trecce un'espressione matematica che permettesse di distinguere i nodi ottenuti chiudendole. Se i due polinomi di Jones sono diversi, sicuramente i due nodi ottenuti chiudendo le trecce corrispondenti sono diversi. Invece, a trecce che differiscono per mosse di Markov viene associato lo stesso polinomio. Questo significa che in realtà il polinomio di Jones dipende solo dal nodo e non dalla treccia scelta per ottenerlo. Ad esempio, il trifoglio e il nodo a 8 hanno polinomi di Jones differenti, quindi sono sicuramente nodi distinti. Anche se la dimostrazione di questo risultato passa per le trecce, il polinomio di Jones si può calcolare direttamente sui nodi. Ecco come. Scegliamo un verso di percorrenza del nodo. Gli incroci che si vedono possono essere di due tipi, a seconda di quale filo passa davanti all'altro. Semplificare un incrocio significa tagliare i due fili e collegarli nell'altro modo possibile, rispettando il verso di percorrenza. Introduciamo una relazione tra questi tre pezzi. Qui il simbolo V indica il polinomio di Jones. Se associamo il polinomio 1 al nodo banale, queste due relazioni sono sufficienti per calcolare il polinomio di Jones di qualsiasi nodo. Scegliamo un incrocio e usiamo la prima relazione. Semplifichiamo. Usiamo la stessa relazione sul nodo a destra per scrivere una nuova equazione. Scegliamo un nuovo incrocio e continuiamo così a semplificare, in modo da avere delle equazioni con nodi semplici come incognite. Poi, man mano, possiamo risolvere tutte le equazioni partendo dal basso, fino a trovare il polinomio di Jones dei nodi più complessi, in questo caso del trifoglio destro. Si può dimostrare che questa procedura dà lo stesso risultato su nodi uguali, anche se appaiono diversi, o se scegliamo incroci diversi dove applicare la relazione. Se calcoliamo il polinomio di Jones sul trifoglio sinistro, otteniamo un'espressione simmetrica a quella del trifoglio destro, ma non uguale. Ecco una dimostrazione che i due nodi trifoglio sono diversi.